sono Zanzo, bentornati sul mio canale. Oggi siamo in un video diverso dal solito, infatti oggi siamo in un unboxing. Andremo a spacchettare questo bestione che c'è qua dietro, che è una sedia da gaming che la Quersus mi ha gentilmente offerto. Troverete in descrizione il link allo shop di Quersus se siete curiosi di vedere questa che è la mia sedia, appunto. Naturalmente non troverete proprio questa, ma il modello uguale. Poi magari vi lascerò in descrizione tutte le info riguardanti appunto questa sedia, nello specifico questo modello. Io vi invito quindi subito, ragazzi, a lasciare un bel mi piace, un commento qua sotto scrivendomi quello che vi sembra questa sedia, se anche a voi piace. Non vedo l'ora di provarla a montare e quindi non perdiamoci in chiacchiere, iniziamo subito. Prima cosa da fare, via la felpa, subito, farà un caldo della madonna al termine dei lavori. Forbice dalle punte non arrotondate. Ok, scavicchi ma non apra. Portachiavi della Quersus, molto bello, perché io questi qua li uso soprattutto d'estate, perché non so mai dove mettere le chiavi. Eccola qua, bella madonna. Poggiamo con lo schienale, ah, spettacolo. Questo ve lo faccio vedere subito. Ma va, poggia testa col mio logo, raga. Assurdo. Ricamato, tra l'altro. Questa qua è la raggiera, quella dove si mettono le ruote. La madonna, si pesa questo. Si fuori, pesantissimo. Istruzioni importantissime, raga. Questi pezzi qua mi fanno paura. La madonna, sono pesanti questi. Ragazzi, questo mi cade sul piede, mi spacca tutto. Facciamo un po'. Si fuori. Spostiamo momentaneamente lo scatolone. Che fatica. E adesso parte il montaggio. Figuriamoci se c'erano le istruzioni in italiano. C'è la brugola anche dentro. Poi c'è sto sifulone qua che non so cosa sia. Sarà la pompa centrale, quella del seggiolino lì dove ci sediamo. Passaggio numero uno. Ci serve col robo là gigante. Dobbiamo montarlo sotto. Poi dobbiamo prendere questo. La madonna, se pesante. Ok, deve essere messo in questa posizione. Naturalmente ci sono degli agganci fatti apposta, che sono questi. Qui ci sono delle viti che devo appunto avvitare. Qua dentro abbiamo tutte le viti, naturalmente. Allora, in dotazione ci danno le due brugole. Ok, le viti da utilizzare sono queste, vedete? Ce ne sono dentro quattro, quindi diciamo che è impossibile sbagliare. Dobbiamo montarle qua. Io direi che inizio a dargli un primo giro a mano e poi con la brugola vado a stringerle. Perfetto, ok, allora le abbiamo messe tutte e quattro, adesso qua bisogna stringerle, si va giù di brugolone, ragazzi. Ok, messa anche la quarta, vediamo, direi che è bello saldo. Passiamo quindi al passaggio numero 2. Passaggio numero 2 prevede l'utilizzo di questo, che anche questo qua è una cosa come 700 kg. Raga, cioè non so se avete capito, guardate quanto è spesso. Bisogna infilarlo qua, così, e bisogna chiuderlo anche qua con le viti. Le viti sono le stesse di quelle di prima. Passiamo quindi all'aggancio. Perfetto, prendiamo la nostra brugola che avevo messo lì, l'avevo rimessa qui, e stringiamo anche questi quattro bulloni. Perfetto, stretti tutti e quattro i bulloni. Passaggio numero 3, questa qua la raggiera dei pedali con pedali annessi, naturalmente. Vedete, sono ad incastro, poi non vengono più fuori. E 5, sono incastrati, non cadono. Poi, passaggio numero 4, dobbiamo prendere questo e infilarcelo dentro, così, molto semplicemente. Questo è il passaggio numero 4, non c'è da fare più nient'altro, perché tanto sarà il vostro peso che lo incastrerà bene. Numero 5, la parte quella più di precisione, bisogna prendere questo e metterlo qua dentro. Qua sotto c'è un buco, ragazzi, e deve essere messo qua all'interno. Proviamo a vedere, ok. Come potete vedere, per funzionare funziona, sale e scende. Per adesso abbiamo azzeccato tutto. Schienale. Allora, ragazzi, come potete vedere, lo schienale ha già l'incastro qua dietro.
questo, per inserirlo qua dentro. Bisogna solo avere precisione, che io non ho a quanto pare, e inserirlo all'interno. Ok, poi sto già molto meglio. Non è difficile assolutamente, è che sono fuori forma. Con queste due viti, che sono diverse dalle altre perché sono nere, dobbiamo inserirle qua alla base per tenerlo unito e non rischiare che lo schienale venga fuori. Ok, una inserita, dobbiamo stringerla stavolta con l'altra brugola, che è più piccolina. Ok, e anche la seconda è andata. E la nostra sedia, ragazzi, voilà, è pronta. Ah. Sole, whisky, simple position. Perfetto ragazzi, questo video unboxing della sedia della Quercus termina qua. La sedia che mi avete visto costruire è la Quercus E300, dovrebbe essere naturalmente personalizzata qua col logo Zanzo, fighissimo, spettacolo. Io ringrazio ancora la Quercus per avermi gentilmente concesso questa sedia, che finalmente non mi provocherà più un mal di schiena atroce quando registro e soprattutto quando edito, perché finalmente, vedete, postazione, posizione corretta del busto, spettacolo, fantastico. Io vi invito quindi ragazzi a lasciare un bel mi piace, un commento scrivendomi se anche voi avete acquistato o acquisterete o vorrete acquistare o vi piacerebbe acquistare una sedia da gaming. Vi ricordo che in descrizione trovate il link al sito di Quercus per vedere nello specifico questa sedia. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, noi ci vediamo domani con un nuovo video. Qui da Zanzo è tutto, un bel saluto.